Buongiorno a tutti e benvenuti a questo che è un colloquium della Scuola Superiore di Catania allargato con un ospite davvero d'eccezione. Quindi fatemi davvero ringraziare e salutare calorosamente il professor Nicolais e ringraziare per aver trovato il tempo per venire qui da noi a parlarci di qualcosa davvero di importante. Ma innanzitutto fatemi salutare la padrona di casa, direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche, la professoressa Paino, e il professore Malfitana, presidente della Scuola Superiore di Catania, col quale mi complimento per aver organizzato un colloquium così importante. Il professore Nicolais non necessita di nessuna presentazione, è notissimo, basti ricordare già ministro, già presidente del CNR, attuale consigliere della ministra Messa, nonché specialmente professore emerito della Federico II di Napoli. Vedo, Gino, come vedi, ci sono tantissimi giovani, gli allievi della scuola superiore, tanti altri studenti, studentesse, perché effettivamente parliamo di ricerca, parliamo di innovazione, la ricerca e l'innovazione è loro, è loro ed è per loro. Vedete, si parla tanto di ricerca e innovazione e in un momento in cui stiamo davvero ripartendo, in questo momento post-Covid abbiamo la grandissima opportunità del PNRR ed è un'opportunità che il Paese non può perdere, ma che in particolare il nostro Sud non può perdere, perché è una grandissima occasione davvero per diminuire il divario con il resto del Paese. Lo sapete, come Università di Catania, Gino, mi fa piacere sottolineare che stiamo facendo davvero rete in maniera forte anche a livello nazionale. Sono in cantiere ben 14 partenariati estesi, stiamo partecipando a 3 bandi sulle infrastrutture, a 3 centri nazionali, 3 su 5. E poi come sistema siciliano abbiamo scelto di puntare tutto su un unico ecosistema dell'innovazione territoriale, un unico ecosistema dell'innovazione territoriale che è coordinato proprio dall'Università di Catania, che vede tutte le università coinvolte, il CNR, l'INFN, quindi l'INGV, insomma tutti i principali enti di ricerca, tantissime industrie, ST Microelectronics in primis, che è proprio sui nano e microsistemi, quindi sulle nanotecnologie. Diciamo che sicuramente questa parte dell'isola ha una grande propensione da tempo proprio su nano e microsistemi, e il fatto di puntare un ecosistema dell'innovazione su questo è particolarmente importante per i rapporti con le industrie. Si parla tanto di ricerca di base, si parla tanto di innovazione e di legame tra la ricerca di base e l'innovazione, ed è quello che oggi sentiremo da uno in assoluto dei massimi esperti non solo per i ruoli che ha ricoperto e che continua a ricoprire, ma proprio perché il professore Nicolais, da scienziato dei materiali qual è, continua ad essere totalmente attivo. E proprio prima di questa conferenza, di questo colloquium, chiacchieravamo e ci diceva come qualche anno fa ha messo su una startup, startup che nel giro, con tantissimi giovani, startup che nel giro di 2-3 anni ha quintuplicato il suo valore. Quindi diciamo, stiamo parlando di una persona che sul campo ci può e vi può esattamente dire cosa, come e quando farlo. Per cui dobbiamo davvero prendere dalla sua esperienza. Perché vedete,
il problema è un problema noto e non è un problema solo italiano. L'Europa lo ha fotografato già da tempo, e cioè a fronte di una ricerca che molto spesso è anche ricerca di alto livello, quello che c'è è che c'è una disconnessione tra quella che è la ricerca e quella che è poi la produzione all'interno del paese. Cioè questa ricerca molto spesso, e non parlo solo di ricerca scientifica, ma anche di ricerca umanistica, ovviamente, non si trasforma in innovazione. I capi opposti si trovano in Asia, dove a fronte di una ricerca sicuramente di inferiore valore rispetto alla ricerca che c'è in Europa, l'innovazione è altissima e l'impatto industriale è altissimo. In mezzo stanno gli Stati Uniti. Allora, l'Europa ha individuato questa problematica e un nome chiaro l'ha dato, ha dato il nome di Death Valley, cioè tra la ricerca e l'applicazione c'è una valle della morte in cui le buone idee non si trasformano alla fine in opportuni prodotti. Allora, il punto è riuscire a trovare la metodologia per fare realmente innovazione. E qual è questa metodologia? Beh, la metodologia è molteplice. Ovviamente è legata al fatto di interagire con le aziende. Voi lo sapete, e questo su spinta del Ministero, sono partiti tanti nuovi bandi per ricercatori di tipo A e per dottorati di ricerca. Come Università di Catania ne abbiamo avuti 71 in pochissimi mesi, devo dire, sono stati tutti bravissimi, in 3 mesi si è fatto tutto, 71 posti di RTDA, oltre 90 posti di dottorato di ricerca sui due PON, 1061 e 1062, e ciascuno, come ben sappiamo, dovrà fare uno stage presso un'azienda. Questa è la maniera per allacciare opportuni rapporti, ma allacciare opportuni rapporti significa anche respirare la stessa aria. Mi piace ricordare brevissimamente, poi concludo, al professore Nicolais che per esempio con ST Microelectronics abbiamo fatto un grandissimo accordo quadro per far sì che su finanziamenti dell'ST gruppi congiunti universitari ed ST lavorino insieme per far sì che la ricerca si trasformi in innovazione. Allora, questo un po' è la strada che stiamo cercando di seguire, ma credo che tutti voi vogliate assolutamente, e anche me stesso, ascoltare il professore Nicolais, quindi io mi fermo, lo ringrazio ancora per essere qui con noi, e prima di cedergli la parola ringrazio tutti voi per essere presenti e cedo il microfono alla padrona di casa, la professoressa Paino. Grazie, magnifico, ma veramente solo due parole, perché qui presente solo come padrona di casa che mette a disposizione del professore Nicolais e di quello che ci dovrà dire questo splendido edificio, credo l'edificio più di rappresentanza di tutto l'Ateneo di Catania. Grazie ai ragazzi della scuola superiore che sono qui presenti, grazie alle studentesse e agli studenti. Io ho l'onore di dirigere il Dipartimento di Scienze Umanistiche, che nell'immaginario corrente, ecco, sembrerebbe quanto di più distante da quella innovazione tecnologica di cui parlava prima il magnifico rettore. Ma i ragazzi della scuola superiore questo lo sanno bene. Gli studi, le ricerche crescono solo attraverso l'interazione tra scienze dure e scienze umanistiche. E il Dipartimento, il rettore prima parlava di questa grande sfida green e tecnologica per l'assunzione di nuovi ricercatori che abbiamo avuto nei mesi scorsi in collaborazione con le aziende. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche ha saputo fare la sua parte nell'ambito della innovazione tecnologica, delle digital humanities applicate all'archeologia,
alla storia dell'arte, alla filologia della letteratura italiana, con partnership di aziende importanti come la casa editrice Mondadori, che ha scelto di scommettere su un ricercatore, anzi è una ricercatrice, ha vinto poi una ragazza su una ricercatrice catanese nell'ambito della filologia digitale. E quindi dico proprio al professore Nicolais che anche come Dipartimento di Scienze Umanistiche siamo assolutamente dentro e assolutamente interessati alle sfide che la ricerca, il PNRR, il magnifico rettore sa quanto il Dipartimento, Daniele soprattutto, la sottoscritta, si sono impegnati per essere presenti nelle linee strategiche da presentare per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E non rubo veramente altro tempo, ringrazio il professore Nicolais di avere accettato il nostro invito che ci onora, e ancora a tutti grazie di essere intervenuti e buon ascolto. Grazie, ringrazio anch'io intanto tutti i presenti oggi qui. Allora, sanno tutti bene, sa il magnifico rettore, sa la direttrice del Dipartimento che... Acceso? Sanno, dicevo benissimo, sia il magnifico rettore che la direttrice del Dipartimento, il rapporto particolare che ho con il professor Nicolais e con Gino Nicolais. Io racconto sempre un aneddoto della mia esperienza personale. Io ho lavorato al fianco del presidente Nicolais durante gli anni di sua presidenza del CNR, che coincidevano con gli anni della direzione del mio istituto del CNR. Lo racconto proprio per spezzare anche qui con i tanti ragazzi presenti. Ricordo Gino, quel primissimo incontro, incontravamo una delegazione iraniana e il presidente mi convocò per incontrare i delegati iraniani che venivano per... Io conoscevo per la prima volta il presidente perché ero direttore di un istituto che faceva archeologia e quindi ci incontrammo. Il primissimo impatto, sai, entrare nelle grandi stanze del CNR, si presenta il presidente, io dico... buongiorno presidente. Quale presidente? So Gino. Quindi da quel momento in poi è iniziato un rapporto veramente molto particolare con il professor Nicolais, dal quale veramente io personalmente ho appreso veramente tanto. Allora, grazie davvero a tutti per essere qui presenti, agli allievi della Scuola Superiore. Il magnifico rettore diceva giustamente, questo evento è nato come iniziativa della Scuola Superiore, però anche in questa operazione che d'intesa con la governance dell'Ateneo stiamo facendo, quello di aprire sempre più la scuola all'intero territorio, perché quello è il contesto al quale bisogna parlare, abbiamo voluto invitare oggi, ci sono gli allievi della scuola di specializzazione in archeologia, gli allievi del dottorato, ci sono soprattutto alcuni ragazzi delle ultime classi di un liceo, perché pensiamo, Gino, che veramente da questi livelli bisogna mettere i ragazzi nelle condizioni di poter apprendere quale potrebbe essere il loro futuro nel mondo dell'alta formazione, nel mondo della ricerca e in generale appunto nel sistema imprenditoriale, perché di quello so che ci parlerai oggi. Dicevo dunque, è importante questa giornata oggi perché avete la fortuna di avere un abile comunicatore, lo vedrete, ma soprattutto io credo che i punti più importanti che oggi noi ci aspettiamo dall'intervento del professor Nicolais, i punti più importanti siano proprio quelli di capire in che direzione stiamo andando, in che direzione sta andando appunto la ricerca del nostro paese, e far capire allo studente, io lo dico sempre dai primi giorni di mio arrivo alla scuola superiore, abbiamo qui tanti allievi, due che interverranno a conclusione dell'incontro oggi, di far capire che la loro permanenza dentro quella struttura che tu hai visitato poco fa è una permanenza
esperienza che deve abituarli sin da subito a quello che sarà e che dovrà essere il loro futuro un giorno, quando appunto usciranno da quella residenza e andranno ad inserirsi nel grande mercato del lavoro, delle professioni e in generale appunto nel grande mercato, anche nel mercato, come dire, imprenditoriale. Il grande vantaggio di quel contesto che tu hai visitato stamattina è dato dalla conoscenza che i singoli allievi sviluppano, che diventa sapere collettivo. Quel sapere collettivo in fondo è l'anima, è l'arma per poter poi gestire la complessità quando si troveranno fuori da questo sistema di alta formazione che loro hanno e che mi auguro diventi anche terreno per i tanti giovani e ultime classi del liceo che sono oggi qui presenti. Quindi io concludo passando la parola al professor Nicolais, a Gino Nicolais, ringraziandolo di cuore per la sua presenza oggi, ringraziando tutti voi presenti, ringraziando in particolare lo staff della Scuola Superiore per la straordinaria efficienza, i due colleghi coordinatori delle classi, delle due classi della scuola. Insomma, ringraziando tutti mi fermo perché voglio anch'io riascoltare Gino Nicolais dopo parecchi anni dalla sua esperienza di presidente del CNR. Grazie ancora. Grazie moltissimo al Rettore, a Francesco, per l'invito insieme a Daniele e alla direttrice Marina Paino, che veramente di cui ho molto apprezzato sia la proprietà che lei gestisce, sia anche le parole che mi avete detto nei miei confronti. Io ovviamente oggi cercherò di parlare un linguaggio che sia adatto a tutti voi, perché è un po', diciamo, l'uditorio è un po' misto e quindi devo dire che questa chiacchierata forse va più alle scuole che all'università, perché l'università già sta portando avanti dei grandi cambiamenti. Le scuole devono rendersi conto che il periodo universitario non significa soltanto un periodo in cui si impara di più, ma è principalmente in cui si apre a quello che sarà poi la vita professionale, e quindi è totalmente diverso da quello che a volte uno immagina, che c'è l'esame da fare e poi è finito. Non è così, voi dovete prepararvi a quello che farete dopo, non quello che state facendo, che ovviamente è prodromico alla vostra vita successiva. Se noi guardiamo quello che stiamo vivendo oggi, noi stiamo vivendo una rivoluzione che nel passato non è mai successa contemporaneamente. Una rivoluzione digitale che sta cercando con molto sforzo di cambiare una tecnologia che è nota a tutti, che è quella della carta e della penna, cioè quello di poter esprimere continuamente le proprie idee, qualunque cosa uno immagina, il proprio lavoro utilizzando carta e penna, con una nuova tecnologia che è quella digitale. Molto spesso io, passando anche nelle pubbliche amministrazioni, mi rendo conto che il computer è ancora considerato come un'evoluzione della macchina da scrivere. Nessuno si rende conto che il computer permette di condividere tante cose, di condividere dei lunghi file, di condividere delle idee, di condividere dei modi di lavorare. Voi giovani siete molto più abituati a lavorare con il telefonino e passare notizie in tempi reali, immediati tra di voi, ma molte volte noi dobbiamo ancora fare una grande trasformazione. E come Marina aveva detto prima, questa trasformazione oggi ha le tecnologie pronte, mancano chi mette contenuto in queste tecnologie, e quindi anche le scienze umane rappresentano un elemento importante per questo grosso processo di cambiamento tra la vecchia tecnologia e la nuova tecnologia. Poi finalmente abbiamo capito che il verde è essenziale, ci siamo resi conto che stavamo danneggiando un pianeta, che avevamo progettato impianti che in qualche modo non tenevano mai conto dell'ambiente, avevamo inventato dei prodotti che non si potevano distruggere, avevamo in qualche modo messo tra le condizioni al contorno di una progettazione di qualunque genere
anche delle cose che erano totalmente contrarie alla sopravvivenza del pianeta. E oggi tutto questo va cambiato. E quindi anche settori che qualcuno può pensare un po' antichi, come la chimica, come diciamo altre tecnologie, diventano attuali, perché nella chimica dobbiamo immaginare che non possiamo utilizzare sempre gli stessi catalizzatori, gli stessi prodotti primi, dobbiamo ricambiare tutto perché abbiamo una condizione al contorno in più che è la compatibilità con l'ambiente. Questo è un grande cambiamento che dà alla ricerca, dà ai giovani un'opportunità di lavoro che non era immaginato prima, perché prima sembrava che tutto fosse perfetto, tenevamo le migliori plastiche del mondo, tenevamo i migliori impianti per produrre energia, poi ci siamo resi conto che forse questi impianti andavano ripensati, perché non erano quegli impianti che erano compatibili con un ambiente che noi vogliamo in qualche modo salvare, e quindi tutto è cambiato. E poi, per completare, l'economia in passato era la competizione globale, ma la competizione all'epoca non era veramente globale, ma era una competizione regionale, per cui un imprenditore andava in giro per le fiere, vedeva una cosa nuova, tornava e la metteva sul mercato nella zona dove lui operava. Oggi ci siamo resi conto che il sistema è globalizzato, perché via internet io compro le scarpe a un posto, poi invece la cravatta la compra un altro, invece la giacca la compra a un'altra parte ancora. E allora come facciamo a competere noi? Non possiamo competere sul costo del lavoro, cosa che si è pensata per molti anni e si è delocalizzata per abbassare il costo del lavoro, ma quando voi delocalizzate per abbassare il costo del lavoro troverete sempre un altro paese che, sfortunatamente per loro, perché significa che non hanno costi sociali, hanno un lavoro, un costo ancora più basso. E allora finalmente ci siamo resi conto che l'innovazione, che cercare di rendere il prodotto sempre più smaterializzato, cioè sempre più pieno di conoscenza, è l'unico vero modo per vincere una competizione così aggressiva in cui viviamo oggi. E quindi la conoscenza diventa un elemento centrale. Il bene intangibile, che è quello che non si può misurare, perché il know-how che c'è un'azienda, perché è la conoscenza che è stata portata in queste aziende che permette alla stessa azienda di essere sempre più competitiva, è quello che fa ricco il paese. E quindi l'economia è cambiata totalmente, gli asset intangibili, che sono compresi la conoscenza, brands, brevetti, trademarks, cioè tutte quelle cose che non si possono misurare, non è una macchina che vada a vedere come quanto costa, ma è qualcosa che oggi nemmeno la finanza stessa riesce a valutare, sarà quello che rappresenterà il futuro di questo paese. E qui nasce quello che si chiama il Next Generation EU. Nasce questa volontà dell'Europa di dire: creiamo una generazione successiva. La prossima generazione EU deve in qualche modo portare avanti questi tre grossi cambiamenti in contemporanea, e quindi i giovani giocano un ruolo importante. Non ci sono più delle professioni che non avranno futuro. In tutto questo tutto deve cambiare, quindi tutto avrà un futuro. Se noi guardiamo, sono con oltre 750 miliardi che sono stati spesi in Europa per ottenere questo. Però, ritornando alla ricerca, l'Europa ha anche capito una cosa sostanziale: non possiamo soltanto immaginare di finanziare la ricerca, ma dobbiamo anche cominciare a immaginare di finanziare l'innovazione. E l'innovazione e la ricerca sono due momenti totalmente diversi. Quindi, a fianco all'European Research Council, è stato da quest'anno, da questo quadro con il comunitario di sostegno, è stato creato l'European Innovation Council, che è qualcosa che in passato sembrava la stessa cosa: se faccio ricerca faccio innovazione. No, se faccio ricerca faccio ricerca. Il mio obiettivo è spostare la frontiera della conoscenza. Se faccio innovazione
debbo in qualche modo prendere queste idee molto avanzate e le debbo trasformare in prodotti, quindi significa che le debbo rendere economiche nella produzione, le debbo rendere diciamo compatibili con tutti i regolamenti che esistono, perché deve, specialmente nel settore medico, deve riuscire a sopravvivere a tutti i vari momenti di certificazione. Questo ovviamente è un qualcosa che è ancora ricerca, ma non ha l'obiettivo di spostare la frontiera della conoscenza, ha come obiettivo di prendere un'idea e trasformarlo in prodotto. E come giustamente diceva il rettore, questa è quella che si usa a chiamare la Valle della Morte. È quella zona in cui, se non c'è un innovatore a fianco al ricercatore, o se non c'è, cosa abbastanza diciamo difficile, un ricercatore che sappia fare l'innovatore, che abbia immaginato una cosa diversa come arrivare all'innovazione, noi non riusciamo ad avere successo. E questo lo vediamo subito. Vediamo che l'Italia, per esempio, nell'European Research Council l'anno scorso è stata bravissima, ha vinto 58 grants contro i tedeschi che ne hanno 67 e poi i francesi che ne hanno solo 44 e così via di seguito, e dimostra che i nostri giovani sono creativi. Creativi nel senso di mettere giù un progetto di ricerca innovativo che riesce a vincere una competizione così complessa come quella dell'European Research Council. Se vediamo con quanti soldi abbiamo fatto questo, vediamo che i fondi per la ricerca in Italia sono in, diciamo, 1,45 rispetto ai 5 che ci stanno in Israele. Cioè ci rendiamo conto che siamo... abbiamo un'efficienza nel produrre conoscenza veramente eccezionale. E se vediamo poi il numero assoluto di pubblicazioni per ricercatore, gli italiani sono al di sopra di tutti. Parliamo degli Stati Uniti, parliamo della Francia, della Germania, della Corea, di cui tanto si parla, dell'Inghilterra. E lì, nel periodo 1996-2019 l'Italia ha prodotto più di tutti, nonostante la ricerca fosse stata così poco finanziata. Allora andiamo a guardare invece dei dati di investimenti fatti in Italia sul venture capital, cioè su questa ricerca sviluppata, e troviamo l'Italia che ha circa, si trova a metà strada sotto il Belgio, che è come la, nemmeno come la Sicilia, più piccola. Il Belgio è ancora più piccolo della Sicilia, e troviamo poi per capitale investito l'Italia che è sotto la Lituania, appena sopra la Repubblica Ceca. Questo è veramente una cosa che non si riesce a spiegare, ed è questo uno dei problemi centrali del nostro paese. Per cui quando l'Italia ha deciso di organizzare il suo piano di rilancio con i fondi della Next Generation EU, quello che ha pensato la ministra, con cui ho molto lavorato, è che prima di tutto dobbiamo creare un fondo in Italia, come esiste in Europa, per la ricerca di base. E quindi è nato per prima cosa l'European Research Council, il fondo italiano per la scienza cosiddetto, il quale fondo italiano per la scienza serve a sostenere la ricerca di base, serve a sostenere quella ricerca che vuole spostare la frontiera della conoscenza. Ma contemporaneamente i fondi europei che arrivano, e che arrivano per aumentare la competitività del paese, saranno intitolati From Research to Business, cioè quella parte che va dalla ricerca al mercato. Questo è chiaramente la parte importante del PNRR, e questo, ci sono molti soldi. Vedete qui, per esempio, nella ricerca ci sono 30 miliardi, ma non è solo ricerca. Se guardiamo la missione 1, la missione 1 è digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. E la prima Marina parlava di quanto la cultura possa avere importanza in questo piano. Ma la prima missione
ha un ammontare di fondi che è la più alta di tutti, è circa 40 milioni di euro, e questo 40 miliardi di euro. E questo perché la rivoluzione digitale, la rivoluzione che dobbiamo fare nel cambio tecnologico è essenziale, e qui le scienze umane giocano un lavoro molto importante, ma non solo le scienze umane. Qua oggi nessuno può fare niente da solo, quindi le scienze umane insieme con le tecnologie che devono sposarsi, le tecnologie devono diventare una parte integrante del lavoro delle scienze umane e insieme riuscire a raggiungere questa grande rivoluzione, questo grande cambiamento del nostro paese, di un paese che sia finalmente digitalizzato, in cui io vengo a Catania e posso guardare tutti i musei di Catania in una sola clic sul mio computer e posso decidere se sono più interessato al museo A, al museo B, al museo C, ma avendo io visto tutto quello che esiste qui. E la stessa cosa vale in tutti i paesi italiani, visto che siamo i paesi più ricchi di tutti i beni culturali e anche di carattere archeologico. Poi abbiamo un altro fondo importante, quello della rivoluzione verde, poi le infrastrutture per una mobilità sostenibile, e qui interviene anche il grande cambiamento che vivrete voi. Noi oggi viviamo utilizzando carburanti fossili. Qualcuno dice che dobbiamo fare tutte le macchine elettriche, ma tutte le macchine elettriche in un bilancio globale non è ragionevole, perché avremo fra qualche anno il problema di dove andiamo a buttare le batterie, e avremo il problema di dove andiamo a prendere i minerali, i prodotti di materia prima che ci servono per fare le batterie. Quindi l'idea di un sistema unico, tutto elettrico, è totalmente fuori da una logica globale che l'energia deve sempre avere. Invece forse faremo le macchine ibride in cui avremo idrogeno e batterie, perché l'idrogeno sicuramente è ottenuto per via non bruciando carburanti fossili, potrebbe diventare una nuova importante fonte di energia. E questo in un periodo in cui noi parliamo anche di una quarta rivoluzione industriale, ci rendiamo conto che pensare all'idrogeno significa pensare a delle tecnologie che ancora non esistono in modo industriale adeguato. E quindi anche lì voi giovani avrete delle possibilità che oggi non insegniamo ancora in maniera completa alle università, ma che lo insegneremo fra qualche anno. È quello che l'università deve fare. In genere non deve insegnare solo quello che sta scritto nei libri, ma deve insegnare, e fa molto spesso questo lavoro, insegnando cose che non sono ancora scritte nei libri, perché altrimenti le telematiche sarebbero perfette. Ma noi pensiamo che invece le università statali, private, tradizionali, rappresentano un elemento importante, perché non è più la scuola. L'università è qualcosa di diverso dalla scuola, ed è quel luogo dove voi non solo dovete imparare delle nozioni, ma dovete cambiare modo di guardare il mondo. Quindi avete bisogno di interagire con i docenti che vi portano un'esperienza di ricerca e di applicazione della ricerca sicuramente molto, molto più avanzata delle vostre, che sarà probabilmente l'argomento del vostro futuro. Poi abbiamo ovviamente l'istruzione e ricerca, e qualcosa in più ve ne parlerò dopo. Poi l'inclusione e coesione, che sembra una cosa, è uno dei punti centrali. Un paese globalizzato, un paese come il nostro, un paese come erano gli Stati Uniti quando tanti italiani ci andavano e hanno avuto fortuna, è un paese globale. Non esiste il colore della pelle e non esiste nemmeno la lingua che si parla. Esiste un sistema per poter far crescere un paese utilizzando competenze e culture diverse. E infine la salute, che avrà ulteriori altri fondi, non solo questo, perché avrà fondi aggiuntivi che arrivano da un piano specifico anche per la salute. Questo è quello che vi ho detto in maniera un po' più larga. Vedete meglio i costi compresi, vedete quanto è importante
sono i vari, le varie missioni, ma questo vi fa capire di che stiamo parlando. Noi questi qua vanno spesi in 3 anni, vanno impegnati in 3 anni e vanno spesi in 6 anni. Cioè tanti soldi non li abbiamo mai visti, e più di quelli che sono stati i fondi dati dopo la Seconda Guerra Mondiale dal piano Marshall. Dal piano Marshall. Questo è il punto in cui dobbiamo capire. E voi siete gli attori voi delle ultime classi dei licei, delle scuole superiori, e siete voi attori, quelli della scuola, siamo attori noi ricercatori, siamo tutti noi attori di questa crescita, perché come ho detto dall'inizio, il vero punto è che la conoscenza diventa l'elemento centrale di questo sviluppo. Andiamo a vedere questo problema di cui parlava pure prima il rettore, di che cosa significa ricerca di base e applicazione. Se voi guardate un albero, questo albero ha un tronco, cui tutta la linfa viene prodotta e viene trasferita verso la periferia, e alla periferia ci sono i frutti. Il tronco è la ricerca di base, è quella ricerca conoscitiva che in qualche modo alimenta l'albero stesso. Quest'albero avrà i vari rami e i vari rami che portano la linfa al frutto, e il frutto è l'applicazione della ricerca. Quindi non sono due cose distaccate, una è ricerca di base, una è ricerca applicata, e come tanti anni si è discusso se la ricerca di base era meglio della ricerca applicata, e poi abbiamo vinto un premio Nobel con Giulio Natta, il quale faceva una grande ricerca di base perché ha vinto un premio Nobel e contemporaneamente aveva creato un'azienda che si chiamava Montedison, che era la più grossa azienda italiana nel settore dei materiali all'epoca innovativi, e era un'azienda che era, diciamo, ammirata da tutti i paesi del mondo. Quindi la ricerca di base e la ricerca applicata sono due facce della stessa cosa, della ricerca. Esiste solo ricerca buona e ricerca cattiva, nessun altro aggettivo si può mettere vicino a una ricerca. Se la ricerca ha uno scopo chiaro, se la ricerca ha un'applicazione etica, se la ricerca viene svolta senza misconduct, senza imbrogli, diciamo così, è una bella ricerca, e questa ricerca va sempre finanziata, sostenuta e portata avanti. Forse sbaglio l'indirizzo. È passato avanti. No? Allora, come vi dicevo, questo ripeto un po' quello che ho detto prima, questi fondi europei servono non solo a supportare i processi di innovazione e di trasferimento, ma anche a rinforzare le infrastrutture di ricerca. E le infrastrutture di ricerca a cui noi dobbiamo applicare, a cui stiamo applicando, devono essere intese come le infrastrutture di ricerca che sono nell'Europa, di cui anche noi stessi italiani paghiamo una nostra quota. Perché abbiamo bisogno di immaginare un'infrastruttura di ricerca in cui ci siano apparecchiature molto moderne, ma che contemporaneamente possano essere condivise da persone che fisicamente non stanno nello stesso posto. Quindi è una grande infrastruttura che è virtualmente, diciamo, raggiungibile da tutti i ricercatori del nostro paese. Quindi oggi spendere molti milioni per un'apparecchiatura di ricerca, che è cosa abbastanza necessaria, perché oramai l'evoluzione delle tecniche sono tali per cui costano moltissimo, non devono essere di proprietà del professore che le tiene, ma sono delle proprietà di una infrastruttura di ricerca che si apre al mondo esterno, e non solo al mondo accademico, ma anche al mondo industriale. Perché la stessa industria ha bisogno di fare una ricerca di alto livello, che ha bisogno di strutture e di infrastrutture di ricerca molto costose. Sono già nati, avete sicuramente già concluso il lavoro per questi 5 centri di ricerca che sono distribuiti a livello nazionale, e anche qui si è fatto un grande lavoro per mettere insieme diversi
diverse università, diversi enti di ricerca e diverse imprese, perché queste grosse infrastrutture che sono i centri nazionali di ricerca avranno la necessità dopo 6 anni di sopravvivere e non ci sarà più il PNRR fra 6 anni. Quindi queste sono infrastrutture che vanno progettate individuando il modo di finanziarle al di là dei 6 anni, perché non ci saranno più soldi europei che vanno sulle infrastrutture, non ci saranno più soldi delle università che possono essere diciamo impegnate su queste infrastrutture. Quindi il ruolo stesso dell'impresa deve essere un ruolo di compartecipazione, perché ovviamente l'impresa guarda i suoi interessi, però i suoi interessi sono oggi quelli di fare ricerca sempre in modo più avanzato possibile. Voi a Catania tenete l'ST Microelectronics, che ha dimostrato quanto l'impresa ci possa guadagnare da una forte correlazione con l'università e facendo una ricerca diciamo a volte anche superiore a quella accademica. Questo secondo me è importante, come all'epoca il Donegani, che era diciamo in qualche modo guidato dal premio Nobel Natta, rappresentava un punto di ricerca di alto livello e non era una ricerca pubblica ma era una ricerca privata. Quindi il discorso pubblico-privato deve essere in qualche modo un elemento forte di diciamo di strategia per il futuro. Non bisogna guardare al pubblico come al privato come al diavolo e al pubblico come una vacca da mungere. Bisogna immaginarsi un sistema in cui entrambi lavorano insieme per l'interesse della società, ma anche per l'interesse del paese. Queste sono le due diverse tipologie di startup e di questo volevo soffermarmi un poco, perché ne avevo parlato con Daniele stamattina. Scusatemi un momento. La lubrificazione delle corde vocali, ogni tanto ci vuole. Allora, noi abbiamo oggi, leggete i giornali e tutti parlano di startup. E quante sono belle le startup, quante startup abbiamo fatto, l'Italia ne ha fatto tante centinaia di migliaia, però ci scordiamo di dire pure quante startup sono fallite, che sarebbe un altro importante numero da in qualche modo tenere in conto. Però ci dimentichiamo di dire che le startup sono di due tipologie totalmente diverse. Ci sono le digital startup, che sono qualcosa di estremamente utile e specialmente in questo periodo della rivoluzione digitale. Le digital startup sono quelle che possono aiutare gli enti pubblici, possono aiutare i musei, possono aiutare diciamo anche attività agenzie culturali o gruppi di interesse culturale a migliorare la loro performance. Mentre la deep tech startup è totalmente diversa, perché parte da un'idea, ne cerca di proteggerne la proprietà intellettuale, cerca di arrivare a una proof of concept, come si chiama, a una prova che quella idea è un'idea replicabile industrialmente, e poi cerca di avere tutte le approvazioni dei vari organi competenti e finalmente arrivare sull'impresa. Quindi mentre la prima, come vedete, ha un time to market breve e ha un costo per lo sviluppo del prodotto abbastanza basso, ha un rischio anche molto basso, perché in quel periodo è ovviamente l'unica che sta facendo quella funzione. Vedete quante ne sono uscite in questo periodo e quanto successo hanno avuto, però purtroppo ha una bassa barriera d'ingresso. Quindi questa tipologia di startup deve essere rapida nello sviluppo, deve essere immediatamente capace di prendersi un mercato, una nicchia di mercato e di mantenersela molto stretta, oppure di vendere la startup a una grande impresa per poterla utilizzare. Quindi ha una sua filosofia di crescita diversa, ha una valle della morte molto più corta della valle della morte dell'altra. Perché nasce da un'idea, da un momento di creatività di un software ingegnere o anche di un giovane laureato che ha una conoscenza nel sistema dei computer e
è nei sistemi informatici ed è capace di creare una startup molto interessante e molto utile, e dopodiché questa cosa può anche scomparire e se ne può fare altre. Cioè, quello è un tipo di lavoro che è totalmente diverso dal secondo. Il secondo invece parte da un'idea brillante, quindi parte da un'idea che di per sé è originale e perlomeno nel proprio settore ha rappresentato un'idea molto avanzata. Dopodiché il tempo per arrivare al mercato è molto lungo. Io ho fatto un brevetto 15 anni fa su dei materiali a base di cellulosa che erano capaci di assorbire molti liquidi. Questo progetto era nato per fare dei pannolini superassorbenti per una società svedese, perché aveva una cinetica di assorbimenti e anche una termodinamica molto grossa. Dopodiché questi svedesi dissero che non interessava a loro questa cosa, perché costava pochi centesimi più degli altri, non c'era una competizione per fare un pannolino totalmente biodegradabile, e la cosa morì lì. Fortunatamente noi mantenimmo la proprietà del brevetto per altre applicazioni, abbiamo trovato degli investitori americani che ci hanno messo 250 milioni di dollari ed in 10 anni siamo arrivati all'approvazione FDA, dopo 2 anni siamo sul mercato americano, adesso siamo stati quotati in borsa. Cioè, questo è la vita di un startup deep tech. Perché ha necessità di superare tanti punti di controllo, e ci sono tanti fallimenti che non debbono fermare il ricercatore o, come dico l'innovatore. Non devono fermarlo, perché quando il giorno che i signori della SCA dissero che questo pannolino non lo volevano fare, è chiaro che entrammo in una crisi tutti quanti che avevamo immaginato di inventare la cosa più bella del mondo. Però non era il settore giusto per questo. Dovevamo andare a un settore ad alto valore aggiunto, e quindi ci si è spostati completamente in un altro settore. Ma questo è un modello, ma ce ne sono tante altre opportunità. E quindi il tempo per arrivare al mercato è lungo, il prodotto, lo sviluppo del prodotto è alto, 200 milioni di dollari per arrivare al prodotto, che non si sapeva ancora se poi sarebbe stato utilizzato o meno per la cura dell'obesità. Poi il rischio è molto alto, solamente che la barriera d'ingresso è altissima, quindi è vero che ci ho impiegato 6 anni, ma ho costruito dei muri intorno al prodotto che non sono raggiungibili dagli altri, perché ho fatto una famiglia di brevetti che mi ha protetto il sistema e mi permette anche di aspettare ancora più anni per portarlo sul mercato. Questo è un mondo totalmente diverso. Io vi faccio brevemente vedere Matirias, che è questa società che, come diceva il Rettore, ho fondato quando ho lasciato il CNR, quando è finito il mio mandato al CNR, diciamo meglio. E vedete che quello che si chiama the technology readiness level, cioè il livello di prontezza della tecnologia, che dipende da quanto vicino al prodotto sta, parte da un numero molto basso, e man mano arriva un numero più alto. Oggi in Italia abbiamo un po' di fondi per la parte iniziale, proprio quando abbiamo bisogno di poche migliaia di euro, poi non abbiamo più fondi in questa parte centrale, poi ci sono tanti altri fondi di investitori che cominciano ad essere interessati a investire, quindi ci sta i seed company, i venture capital, i private capital, ci sono vari, perché ormai è stato dimostrato che funziona, e quindi gli investitori vedono che investire su questo prodotto, non più su questa idea, è un'opportunità molto importante. Questa è il sentiero che noi normalmente facciamo. L'azienda si chiama Materials, perché, come giustamente diceva, noi siamo Material Scientist e parliamo di Materials, perché quello che è un punto importante è che quando si fanno questi tipi di attività la competenza gioca un ruolo molto importante, quindi non si può fare un'attività generalista come quando fa
e fai l'investitore generico, perché è vero che c'è bisogno di soldi, ma i soldi sono accompagnati da un'attività di tutoraggio al ricercatore che è molto, molto impegnativa. Quindi parte da ricercatore con la bella idea, andiamo avanti fin quando non incontra il team di Materials, poi è che dove ci sono gli innovatori, cioè quelle persone che vengono dalla ricerca, perché tutti i dipendenti di Materials hanno un dottorato di ricerca in discipline diverse, si lavorano insieme per raggiungere una brevettazione. Il brevetto è un'altra cosa importante, perché il brevetto va fatto da ditte specializzate nei brevetti, perché il brevetto è quello che protegge la vita dell'invenzione. E dopodiché si comincia a sviluppare un business model. A volte ci si rende conto che non si può fare il business model, perché l'innovazione è così innovativa, scusate il termine, è una breakthrough innovation, per cui non esiste ancora il mercato per quel tipo di prodotto. E quindi bisogna convincere gli investitori su un business plan che non ha chiaramente un mercato di riferimento, ma che avrà un mercato di riferimento una volta che il prodotto è stato completato, è stato messo in vendita. È un po' come il telefonino. Quando si è fatto il telefonino, nessuno immaginava che oggi senza telefonino non uscivamo di casa, e che se un nostro figlio non teneva il telefonino la notte nessuno dormiva, perché doveva sapere dove stava, e il telefonino è diventato un elemento centrale come una protesi di una persona. Questo è sicuramente questo, diciamo, il punto. Dopodiché le cose vanno avanti più facilmente, perché sta la registrazione del prodotto nel settore medico. La registrazione del prodotto è una delle cose più complicate, perché bisogna, oltre a fare la fase di safety cosiddetta, di sicurezza, dopodiché si fa fase 1, fase 2, fase 3, facendo, diciamo, utilizzando quel prodotto in vari ospedali nel mondo, e finalmente quando la fase 3 va bene uno dice: c'ho il prodotto. Questa è la parte più lunga, mentre per altri prodotti nel settore più ingegneristico questo ovviamente diventa più semplice. E finalmente siamo pronti per andare sul mercato. Quello che io dico sempre agli start-upper: uno sul mercato senza una grande impresa che ha già il mercato è veramente una sicurezza di fallimento, perché si è bisogno della rete di vendita, che non ce la può avere lo start-upper. Si ha bisogno di una rete di vendita, per cui è meglio guadagnare di meno ma lavorare con un'impresa che ha una rete di vendita globale, e a quel punto si entra direttamente su un mercato, e il mercato poi ovviamente restituisce tutte le fatiche e i soldi che si sono spesi in questa prima fase. Questo sono i track record di Materials. È nata che valeva poco più di 1 milione, oggi ne vale 25 in 4 anni, perché ha messo su oltre 70 brevetti. Abbiamo 54 brevetti quando ho fatto questa slide, ne abbiamo attualmente 72, perché poi i brevetti, dopo il brevetto italiano, il brevetto europeo, poi comincia l'estensione nazionale, quindi i brevetti crescono un poco di numero perché sono distribuiti intorno a tutto il mondo. E questo ovviamente crea la ricchezza di questa startup che crea startup, quello che dico io, perché è una startup che, lavorando insieme con le università, crea nuove startup, che sono i prodotti che escono da questo percorso che avete visto qui. Quindi oggi tutto cambia, pure questo è una cosa innovativa, e questo va bene ed è importante anche nel settore dei beni culturali, anche nel settore dell'archeologia, perché c'è da fare tantissimo, forse non tanto in deep tech startup quanto in digital startup. Ma non è che una è migliore dell'altra, sono due tipologie diverse che hanno diverse strade e che in qualche modo richiedono in entrambi i casi una grande convinzione che quella startup andrà sul mercato, e non una crisi man mano che qualcosa non funziona. In ognuno dei prodotti nostri abbiamo avuto tanti fallimenti lungo la strada e poi tante riprese, perché ovviamente le cose durante il processo si modificano e si aggiustano. Io
Spero che vi ho trasferito un po' delle grandi, dei grandi cambiamenti che stiamo vivendo, grandi cambiamenti che richiedono ai nostri giovani una forte capacità creativa, che richiedono una grande capacità di collaborazione, perché non si lavora mai da solo. In qualunque attività, in qualunque lavoro si farà, ci sarà sempre bisogno di competenze diverse, e non parliamo più di, diciamo, parliamo principalmente di interazione di saperi e non più di capacità di avere tutte le conoscenze dentro. Ognuno mantenga le sue conoscenze, però sia umile a sufficienza per parlare con gli altri che hanno conoscenze in settori diversi. Questo è il messaggio che vi voglio lasciare. Grazie ancora una volta al rettore, alla direttrice e a tutti voi che siete stati qui, ovviamente a Daniele. Grazie, grazie al professor Nicolais per questa sua bellissima lezione, intervento che è ricchissimo di stimoli. Spero che abbia passato, a me personalmente, umanista, lui lo sa, ha passato tante delle sue idee nel corso degli anni, per cui da povero umanista, tra virgolette, poi pian piano mi sono accorto che forse si poteva osare, si poteva guardare anche a quel contesto a cui un umanista, nel caso mio specifico, non guarda mai, che è il mercato, che è il tema dell'imprenditoria, che è il tema della professione, che è il tema delle industrie culturali e creative, cui il professore Nicolais ha fatto cenno proprio adesso. Allora, io aprirei un po' abbiamo ancora un po' di tempo, la discussione, interventi. So che alcuni allievi della scuola si sono un po' messi a studiare il professor Nicolais, e quindi prego, ragazzi, avvicinatevi. Ecco, c'è un microfono. Buongiorno. Buongiorno, metto lì. Allora, intanto grazie per il suo intervento, perché in quanto allieva della scuola superiore, nonché studentessa dell'università, è sempre importante avere accesso a momenti di riflessione sulla ricerca e soprattutto sulle prospettive della ricerca. Nel corso di questa mattinata abbiamo più volte fatto riferimento all'importanza di creare un rapporto fluido fra la ricerca e il prodotto, passando attraverso l'innovazione. E in quanto studentessa del terzo anno di economia aziendale, mi sono più volte interrogata sulla bassa domanda di innovazione da parte del mondo delle imprese, specialmente in un tessuto imprenditoriale come il nostro, che è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese. Quindi sull'importanza di creare un ambiente ricettivo per poter effettivamente poi costruire un'economia della conoscenza. E allora quello che vorrei chiedere è se in questa prospettiva c'è uno sforzo di comunicazione che anche la ricerca deve fare, nel senso, forse anche la ricerca deve in un certo senso cercare di uscire da se stessa e di farsi comprendere, e come questo può essere fatto negli ambienti professionali e imprenditoriali, posto che la conoscenza non è direttamente misurabile, perché alla fine quello che possiamo misurare sono gli input o l'output, ma non la conoscenza in sé. Grazie. Allora, hai perfettamente ragione in questo, tanto è vero che molto spesso l'azienda si rende conto che ha bisogno di innovare quando i suoi bilanci vanno in rosso, e quando il bilancio va in rosso l'azienda non capisce più niente, non può innovare, perché l'innovazione va fatta in un momento precedente a una crisi finanziaria dell'azienda.
per fare questo, guarda, le aziende devono tener conto che esistono molti fondi già attraverso l'industria 4.0 per poter rispondere a questa rivoluzione industriale che stiamo vivendo. Cioè una rivoluzione industriale che forse sembra che riduca il numero dei lavoratori, ma aumenta l'efficienza e la qualità del lavoratore stesso. Industria 4.0 è una delle poche rivoluzioni industriali, la quarta ovviamente, è la quarta, la quale non guarda all'energia, ma guarda semplicemente alla digitalizzazione e robotizzazione dell'impresa. Quindi porta l'operaio a non essere più un prestatore di forza fisica, ma principalmente porta l'operaio stesso a diventare una persona che porta all'azienda un contributo anche di pensiero, perché deve riuscire a interagire con le macchine. Questo è il caso dell'Internet of Things, che mette in contatto macchina e uomo e fa cambiare anche la, diciamo, produttività dell'azienda stessa. Molte aziende che lavorano in subcommessa di grandi aziende sono in genere costrette dalla grande azienda a fare questa transizione, ma chi invece lavora direttamente col mercato non se ne rende conto, perché inizialmente questo cambiamento sembra costoso e quindi può determinare dei grossi problemi, ma alla fine della storia porta sicuramente un abbassamento dei costi, perché utilizzi tecnologie più valide e produci molto più rapidamente, e non necessariamente porta meno manodopera. Probabilmente la manodopera va in qualche modo rieducata per poter gestire un sistema un po' diverso. Come ti dicevo all'inizio, siamo in questo grande momento di cambiamento. E le piccole imprese hanno ancora un grande ruolo. Pensa come esempio gli artigiani, per esempio. C'è un gruppo di artigiani napoletani che fanno i sarti, come sai, a Napoli c'è questa tradizione della sarteria artigianale, che hanno imparato, che siccome i loro clienti sono clienti sparsi per il mondo, di costruirsi un manichino ad hoc utilizzando un 3D manufacturing del loro cliente. E il cliente in effetti viene modificato in funzione delle modifiche anatomiche dovute all'età, però viene continuamente l'abito misurato, perlomeno per la prima volta, stando nella zona di produzione. Poi dopo sì che si andrà a misurare negli Stati Uniti, nell'Azerbaigian, nei paesi arabi, perché questo è un modo nuovo di poter lavorare. E ti dico un artigiano, non parliamo anche di altri artigiani. Io credo che bisogna tener conto del grosso cambiamento che viviamo. Quindi anche la piccola impresa, specialmente la piccola, non la media che già sta facendo qualche cambiamento, deve rendersi conto di che cosa si può fare oggi, che loro non hanno fatto prima perché non era disponibile, e avviare un processo di innovazione. Prima con il rettore dicevo, c'è un detto napoletano che dice che chi lascia la via vecchia per la nuova sa quella che lascia e non sa quello che trova. Però oggi che il sistema cambia, se tu non lasci, se non vai verso quella che non conosci, non farai mai niente. Perché dopo un po' di tempo comincerai a vedere che i tuoi competitors si mangiano il tuo mercato. Quindi il lavoro che può fare l'università, che può fare, diciamo, le camere di commercio, che possono fare tutti questi enti che in qualche modo sono più fortemente collegati con loro, è quelli di dargli la possibilità di valutare i cambiamenti. Mi avvicino anch'io. Allora, anzitutto ci tengo anch'io. Ti abbassi un po' la mascherina, solo sì. Perché si sente. Sì, male. Sì, mi perdoni. Innanzitutto ci tengo anch'io a ringraziare il professore per la sua presenza e per l'intervento che io sono anch'io un allievo della scuola superiore, sono uno studente di lettere, e la ringrazio perché ho trovato il suo intervento perfettamente fruibile, nonostante non siano discipline a me vicine, né l'economia, né la chimica, lo studio dei materiali, insomma. Perfettamente fruibile e soprattutto appassionato, cosa che non trovo banale.
La mia domanda verte su quel gap cui sia lei che il magnifico rettore avete fatto riferimento. Il gap che interessa ricerca e mondo imprenditoriale, mondo dell'innovazione. Io penso che la formazione dei giovani, che passa soprattutto per vie teoretiche, sia a scuola che nelle nostre università, chiaramente per inserirsi nel mondo del lavoro debba essere impiegata in contesti diversi dai libri. Come anche lei ha fatto riferimento, all'università impariamo anche cose che non sono scritte nei libri. È a questo che servono i tirocini universitari, per esempio. Volevo chiederle quanto ritiene utile a questo proposito anche uno strumento che più volte è stato citato e anche creato per risolvere questo gap, ma che anche in queste settimane viene contestato per diversi motivi, che è lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro. Nella scuola si cerca sempre di, da diverso tempo, di risolvere appunto questo gap tra formazione teoretica e formazione professionale, imprenditoriale, ma consci del fatto che i tirocini universitari e l'alternanza scuola-lavoro perseguano obiettivi diversi, volevo chiederle quanto ritiene utile uno strumento simile. Per quanto riguarda la scuola, credo che quest'anno con il ministro Bianchi si stia sviluppando fortemente quelli che si chiamano gli ITS, che è diverso dalla scuola lavoro. Ha operato una distanza. È un istituto tecnico superiore che si chiamerà Academy in futuro, proprio per eliminare questa idea di continuare a stare in un istituto tecnico, e nel quale la presenza forte delle imprese e la volontà delle imprese partecipanti ad assumersi le persone che hanno fatto questi corsi è molto elevata, e quindi questo chiaramente indica delle professionalità che molte volte sia gli istituti tecnici che le università non possono preparare, perché a volte le imprese vorrebbero avere un laureato già pronto per essere impiegato, ma l'università non può muoversi in questa direzione, altrimenti farebbe tanti laureati in una disciplina, dopo 3 anni cambia quella disciplina, come vi ho detto tutto cambia, e i laureati che non hanno invece una conoscenza di base forte non sarebbero in grado di affrontare il nuovo mondo. Il problema nostro è che l'università ha un suo ruolo di formarvi, non di formarvi per avere un immediato trasferimento nell'impresa, altrimenti non sarebbe un universitas studiorum che vuole in qualche modo formare in voi le capacità di leggere qualunque libro scientifico, se fate una disciplina scientifica o umanistica. Voi dovete avere le armi per poter diventare pronti ad accedere nell'impresa. Non dovete essere pronti per accedere nell'impresa A o nell'impresa B, perché altrimenti voi sareste poi fuori mercato. Uno va bene, un altro non va bene. Invece quello che vi deve dare l'università è la capacità di affrontare tutto. Pensa che io quando mi sono laureato ho fatto il capo della manutenzione in officina in un'impresa che faceva acciaio, in una fonderia di acciaio secondario, di un acciaio per valvole per industria chimica, e venivo dall'ingegneria chimica e sicuramente non mi avevano insegnato come si fa una valvola, però avendo tutte le armi per imparare, dopo 3 mesi facevo questo mestiere abbastanza bene. Ovviamente poi me ne sono andati negli Stati Uniti per tornare a fare quello che a me piaceva, però per dire, bisogna avere, io dico sempre, come un grande libro che vi portate appresso, che vi permette di andare ad affrontare qualunque problematica che è diversa da quella che avete studiato. Quello è l'importanza. Per la scuola, io quello che solamente mi lamento ancora molto adesso è l'orientamento. L'orientamento della scuola all'università è un po' debole, perché voi dovreste già dal quarto anno della media superiore cominciare a vedere l'università, ma non a vedere bene Gino Nicolazzo, Daniele Malfitano a dire quanto è bella la materia che insegni io, quanto è bella la materia che insegna lui. Non è questo che vi dobbiamo trasferire, vi dobbiamo dare la capacità di affrontare questo problema del vostro futuro, dandovi un quadro di quello che ci sta nel vostro potenziale futuro. Questo è il punto, e questo bisognerebbe farlo un po' meglio. Non c'è stata molta attenzione nemmeno nel passato,
e questa parte qui andrebbe un po' ridisegnata, perché secondo me nel quarto liceo, nel quarto più che nel quinto, perché sennò è troppo tardi, dovreste passare un po' di tempo all'università, venire a sentire qualche corso, capire bene che cosa facciamo e non vedere l'università come questo grosso edificio dove voi vorreste andare senza capire dentro che sta succedendo. Grazie. Se posso resterei qui io vorrei fare una domanda veloce. Intanto mi presento, sono uno studente di fisica al primo anno di magistrale. La mia domanda è molto breve in realtà. Durante l'intervento abbiamo sentito parlare della ricerca come che ha come obiettivo l'innovazione. Però si è sempre fatto riferimento ad un'innovazione tecnica, tecnologica e pratica. Eppure mi sembra doveroso ricordare anche che gran parte della ricerca ha come obiettivo una ricerca, diciamo, ermeneutica, di comprensione della realtà, che va al di là della spendibilità pratica stessa della ricerca. Cioè, esiste una ricerca che va soltanto fatta nell'ottica di conoscere e comunicarla agli altri. Ora, in questa nuova rivoluzione della ricerca, che ruolo ha questo tipo di ricerca? Ti ho detto che quest'anno è il primo anno che il governo italiano ha varato il Fondo Italiano per la Scienza, in cui vengono finanziate soltanto ricerche di questo genere che tu dici. In passato non c'era questo fondo. È un fondo italiano che è anche molto fortemente finanziato, insieme col PRIN, un altro fondo che in qualche modo punta a mettere insieme più diversi ricercatori per creare una maggiore interazione tra i ricercatori, sempre su progetti di base, cioè progetti che non hanno un'applicabilità, non necessaria applicabilità. Quello che ti ho parlato poi successivamente di una cosa che non è ricerca, te l'ho chiamato innovazione. L'innovazione che può essere un'innovazione digitale e che è quella che in cui ancora le interazioni delle scienze umane e i software engineers, gli ingegneri del software, possono sviluppare molto bene. E qui il ruolo degli umanisti diventa l'elemento centrale, e poi le deep tech innovation, dove invece i tecnologi, le scienze dure rappresentano l'elemento centrale di alimentazione di questi prodotti che vanno poi sul mercato. Cioè il quadro comprende tutto, comprende quello che tu dici, quello che diciamo ho detto prima. Se fosse nato solamente un fondo from research to business, tu avresti avuto molta ragione, ma come ha fatto l'Europa? C'è un European Research Council e un European Innovation Council. Sono due mondi che sono distanti da di loro, che invece devono stare un po' più vicini. No, se posso aggiungere, il professore Nicolais all'inizio ha parlato di buona ricerca e cattiva ricerca. Quindi qui non si tratta di ricerca di base o applicata, ma buona ricerca o cattiva ricerca. La cattiva ricerca è quella che non porta nessuna nuova conoscenza, di fatto si ferma là. La buona ricerca è quella sulla quale si costruisce a nuova conoscenza. E a me piace sempre fare un esempio che mi sembra particolarmente calzante. Se prendiamo il fisico teorico e lo scienziato per eccellenza, cioè Einstein, e andiamo a considerare che Einstein ha vinto il premio Nobel non per la relatività ristretta né per la relatività generale, ma come sai bene ha vinto il premio Nobel per l'idea del quanto di luce e quindi per il concetto di fotone.
50 anni dopo, sul concetto di fotone è stato costruito il laser, inventato il laser, è nata la fotonica, sono nate le fibre ottiche, e se oggi abbiamo internet e ci colleghiamo da una parte all'altra della Terra è assolutamente grazie a quella scoperta, che era buona scoperta, ma sicuramente ricerca davvero di base. Quindi la ricerca di base, prima o poi, ha un impatto su tutto. Così come la teoria dei campi per la superconduttività. Appunto, quella ricerca di base che noi umanisti spesso diciamo ma a cosa può portare, e invece può davvero portare, e Nicolai se ce l'ha appunto più volte ripetuto oggi, davvero a tanto. Altri interventi? Qualche... Ah, c'è un intervento dal remoto. Sì, prego Angelo. Ok, intanto mi presento, sono Emilio Colella, sono un ex allievo della scuola, in realtà io ancora non ex allievo, mi sentite? Qualcuno mi dia conferma, non so. Sì, Emilio, perfettamente. Ok, la mia domanda, diciamo il mio intervento riguarda la questione dei brevetti, perché se ne è parlato, si è nominato diverse volte la parola brevetto, mi chiedevo se oggi il brevetto ha effettivamente un'utilità, un giovamento per la ricerca e per l'innovazione, piuttosto che non solo per i profitti. Cioè la mentalità, la logica dell'impresa che oggi vuole innovare, l'ha confermato lei prima quando ha detto le imprese pensano a innovare quando il bilancio va in rosso. Cioè l'idea dell'impresa è innovare per fare i profitti, piuttosto che portare un giovamento alla comunità, alla società. Quindi mi chiedo, il brevetto, che chiaramente rende monopolista l'ideatore di un nuovo prodotto, rischia in qualche modo di minare poi il benessere sociale. Io parlo in termini economici perché sono un economista, però nel senso, quale incentivo ha un monopolista che ha il brevetto poi a continuare a innovare? Perché mi rifaccio un po' alla tesi di Arrow, che diceva che il monopolista che ottiene il brevetto poi smette di innovare, in quanto innovando rimpiazzerebbe se stesso. Di fatto il brevetto consente all'innovatore di essere l'unico produttore e fornitore di un certo prodotto, e quindi azzera la competizione di mercato, e quindi non ha più incentivo a innovare. Sicuramente se tra 20 anni, 15 anni, quando ai vertici delle imprese ci saranno i giovani di oggi, che hanno una maggiore sensibilità per tutto quello che è l'ambiente, per tutto quello che è uno spirito forse maggiore di collettività, allora potrebbe esserci il cambio di paradigma che porta l'innovazione, il driver principale dell'innovazione, come progresso e giovamento per l'intera comunità. Ma io penso che ancora oggi il driver dell'innovazione sia il profitto, cioè la voglia di guadagnare soldi. Quindi il brevetto non rischia in qualche modo di andare a vantaggio, a portare un vantaggio economico piuttosto che un vantaggio per la ricerca? Prima di tutto, nel settore informatico non ci sono brevetti, perché non è brevettabile, quindi tutto il digital innovation è una cosa che non è brevettabile, perché il software non ha una brevettabilità. Per quanto riguarda i deep tech innovation, la parte del deep tech, il brevetto è l'elemento essenziale per avere un elemento di protezione della proprietà intellettuale, perché se tu hai fatto una ricerca e questa ricerca è una ricerca applicabile, dopodiché spendi per arrivare al prodotto tanti soldi, perché passare da un'idea, arrivare a un prodotto, ci possono volere, come dicevo prima, 200-300 milioni di euro. Ovviamente tu stesso o colui quale poi dopo decide di andare sul mercato ha bisogno di proteggere la sua proprietà intellettuale, e quindi deve fare il brevetto. Il brevetto non è c'è stato un po' di discussione in passato sui brevetti del vaccino.
Il brevetto del vaccino, diciamo, in qualche modo è nato 15 anni prima, perlomeno per quello che riguardava la Pfizer, 15 anni prima di quando poi è arrivato il Covid, e ci sono stati lavori perché volevano produrre un qualcosa che non aveva niente a che fare con il Covid, ma qualcosa di diverso, come un farmaco da mettere sul mercato. Ovviamente poi è diventato una cosa di questo, diciamo, di una pandemia, quindi un farmaco importante per la pandemia. Allora si può discutere di un prezzo politico del brevetto, ma non della validità di un brevetto, perché altrimenti tu ammazzi completamente tutta la spesa che si fa per poter raggiungere un prodotto innovativo, che è l'unico modo per proteggerlo, è quello di proteggere la tua proprietà intellettuale. Tu l'hai pensata, tu l'hai sviluppata. Non posso anche regalarlo a tutti, posso decidere che io come proprietario di quel brevetto lo metto a disposizione della umanità, ma questo sicuramente lo posso fare, ma non me lo puoi imporre che lo faccia. Non so se ho risposto. Sì, sì, semplicemente però intendo il fatto che se c'è il brevetto, se non ci fosse il brevetto, c'è la possibilità anche per altri di intervenire sulla ricerca e progredire ulteriormente, no? Mentre se l'idea è brevettata, soltanto chi ha avuto l'idea ha accesso ai documenti, ha accesso alle ricerche precedenti, e quindi in qualche modo un po' la ricerca ristagna. Secondo poi, è vero che è giusto tutelare chi ha investito tanto e chi ha speso un sacco di risorse anche economiche in un progetto, però se immaginiamo un mondo in cui sono anche le università e quindi il settore pubblico a intervenire nella ricerca, e quindi ipoteticamente lo Stato che finanzia la ricerca, il brevetto diventa semplicemente tutelare i profitti. Mi segue? Perché se i soldi li mette lo Stato per l'azienda e non li mette l'azienda stessa, poi il brevetto significa extra profitti per il monopolista e proprietà intellettuale totalmente coperta, diciamo, dal segreto, e nessun altro che può intromettersi nella suddetta ricerca e progredire ulteriormente, no? Insomma, non è forse più giusto creare un ambiente favorevole alla ricerca in cui tanti diversi ricercatori possono intervenire e confrontarsi, piuttosto che brevettare e quindi chiudere le porte al confronto con altri per tutelare la proprietà intellettuale? Ma guarda, ci sono delle spese che tu devi affrontare. Se non mi trovi qualcuno che le affronti, allora anche le università potrebbero fare dei brevetti liberi, però ci vorrebbero dei fondi specifici per affrontare questa problematica. Ma se io spendo 300 milioni per poter arrivare a un farmaco, poi che faccio di questi 300 milioni? Quelli che ce l'hanno messi i soldi, li vogliono indietro o no? E allora devi trovarmi una via per poter rimborsare questi che hanno investito. Se lo vuole fare il pubblico, se vogliamo fare tutto un discorso di carattere, diciamo, un po' che ricorda il vecchio passato comunista, allora noi potremmo immaginare che il pubblico investa nei brevetti, e poi i brevetti sono i suoi. Però c'è tanta attività di concorrenza, tanta attività che non è propria del pubblico, che in qualche modo deve essere tenuta in conto. E in qualunque brevetto, io avrei potuto fare il brevetto utilizzando fondi pubblici, però non ho mai trovato un'università che aveva deciso di poterlo fare, perché non è la sua missione. La missione dell'università è principalmente quello di sviluppare conoscenza, quello di trasferire conoscenza ai giovani, quello di creare professionisti, non è quella di fare brevetti della propria attività. Quindi, guarda, in un modo devi trovarle qualcuno che dà questi soldi, anche, diciamo, volendo condividere quello che tu dici. Se ci sta qualcuno che dà i soldi senza voler ritorni, si può fare il brevetto e si cede il brevetto. Ci sono dei casi che tu lo puoi cedere gratuitamente a tutti, ma è un caso particolare, se no non so come si potrebbe arrivare fino in fondo. La ringrazio. Se non ci sono più altri interventi, il Magnifico vuoi chiudere tu tranquillamente?
non posso che ringraziare davvero calorosamente il professor Nicolais per questa brillante presentazione, e credo che tutti noi torniamo con un bagaglio in più, in un momento peraltro, e ce lo ha dimostrato e detto chiaramente, in cui stanno arrivando 191 miliardi di euro, quindi per la ricerca, certo, per la ricerca, quindi diciamo una quantità di fondi importantissima, e una occasione che non possiamo perdere, è come ci ha detto Next Generation EU, quindi è per voi, la Next Generation siete voi, per cui davvero ci mettiamo tutti in movimento per sfruttarli al meglio. Grazie al professore Nicolais.